Ha avuto paura per la sua vita Niloufar Bayat, capitana della squadra afghana di basket in carrozzina e attivista per i diritti umani. Ora è in salvo a Bilbao, dove è arrivata con un volo militare. L'atleta 28enne è arrivata in Spagna grazie a un amico giornalista. Bayat perse una gamba quando aveva solo 2 anni per un missile che colpì la sua casa. Ai giornalisti ha raccontato del suo shock per l'avanzata dei talebani. Il giorno che li ho visti intorno a casa mia ho avuto paura. Ho cominciato a pensare a me e alla mia famiglia. Ho cominciato a chiedere al mio amico se la Spagna poteva aiutarmi perché i talebani non mi uccidessero. Ho fatto tanti video parlando dei talebani. Poi c'è il mio impegno per i basket e per i diritti delle donne. Uccidere me o la mia famiglia poteva essere un grosso obiettivo. Mi hanno anche picchiato, me e mio marito. Ho pianto molto, non per le botte. Ho detto a mio marito, guarda chi c'è adesso al potere. Quando i talebani presero il potere in Afghanistan, avevo solo 2 anni. Un missile colpì la nostra casa e sono rimasta ferita. Hanno ucciso mio fratello allora e anche mio padre fu ferito. Hanno cambiato la mia vita per sempre.